frane, buche e cedimenti del piano stradale provocati dal terremoto. Per risolvere il blocco della provinciale Norcia-Castelluccio partono gli interventi straordinari, annuncia la regione. Non c'è traccia di lavori sulla strada che si interrompe qui a una ventina di chilometri dai piani, dove ogni anno avviene la semina delle lenticchie. Una beffa per gli agricoltori, che proprio in questi giorni avrebbero voluto passare da qui per raggiungere l'altopiano. E invece gli è stata assegnata la via che passa per Arquata del Tronto, una deviazione che costringerebbe trattori e rimorchi per la coltivazione a un viaggio di oltre 5 ore, con il rischio di doverla ripercorrere più volte. Non è sostenibile, purtroppo, in pochissimo tempo, mettere in sicurezza chilometri e chilometri di strada provinciale. È l'impegno invece che ci assumiamo di riaprire quel tratto di strada per tutti coloro che vorranno di nuovo raggiungere Castelluccio per vedere la fioritura, è quello di, per la metà di giugno, di riuscire a riaprire un corridoio sulla viabilità ordinaria. Si pensa ai turisti e non è stato fatto niente per tentare di creare almeno un corridoio d'emergenza per i trattori. C'è malcontento tra i coltivatori e non si esclude di assistere a proteste nei prossimi giorni. Su questo tratto di strada, per il quale è già stato autorizzato un finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro.